Questa è la mia macchina dopo che un gatto ha deciso di farsi investire. Come vedete, mi ha letteralmente distrutto tutta la griglia che c'era del radiatore. Questa modanatura qui si è ovviamente tutta distrutta e il paraurti si è rotto in questo punto, era attaccato qui. Tranquilli, il gatto non è morto, ma il mio cuore sì. Sono passati 3 mesi ormai da quando è successo l'incidente e ho aspettato ad aggiustarla, perché comunque il preventivo BMW tra paraurti nuovo, griglia e manodopera era più di 1000 euro. Sei proprio un gatto infame, e cacciare 1000 euro per un gatto depresso che ha deciso di porre fine alla sua vita non mi andava. Tra l'altro rosico doppiamente, perché in primis già fare un graffio alla mia macchina con quel che l'ho pagata mi dà fastidio, ma poi perché uscivo da 4 giorni di malattia in cui stavo nerdando follemente a Zelda, dato che l'avevo finito e dato che avevo comprato quello nuovo, ho detto ehi, fammelo vendere. L'ho quindi messo in vendita su Facebook, l'ho venduto tipo nel giro di un giorno e mi ero organizzato per andarlo a consegnare a Rimini, e per vendere questo gioco a 40 euro ho fatto questo danno. Quindi eccoci qua, dopo 3 mesi ho deciso di provare ad aggiustare questa macchina, anche con l'aiuto del babbo della mia ragazza che ha lavorato per anni in carrozzeria e che forse mi permetterà di risparmiare tanti soldi. Per risparmiare ulteriormente ho deciso di comprare pezzi che mi si sono rotti da Autodoc e mi sono arrivati qualche giorno fa. Mi è appena arrivato il pacco da Autodoc. Devo dire ci ho messo relativamente poco, nel senso una settimana, nonostante Pasqua e Pasquetta di mezzo. Quindi devo dire sono molto soddisfatto. Il pacco ovviamente è abbastanza grande, ho speso 111 euro, non è tantissimo contando i 2 pezzi e contando anche le spedizioni. Lo apro e vi faccio vedere cosa c'è. Devo dire impacchettato super bene, perché comunque pieno di carte e robe varie. Questa qui è la griglia, devo dire comunque qualitativamente mi sembra fatta molto bene, e questa qui non mi ricordo, l'ho pagata una 40 euro. Questa qui invece è la modanatura. L'unica pecca è che non so per quale motivo, ma la vendono solo di colore nero, mentre quella originale, diciamo, della BMW è una sorta di blu molto scuro tendente al nero. Vabbè, diciamo che mi interessa relativamente poco. La cosa che mi interessa soprattutto è sistemare la macchina ed evitare di andare in giro col paraurti rotto. Devo dire sono un botto soddisfatto, perché onestamente i pezzi sono arrivati in poco tempo, li ho pagati diciamo poco, ovviamente quando si parla di macchine i prezzi sono sempre un po' altini, ma in questo caso ho speso secondo me un prezzo onestissimo. Proveremo ovviamente a montarla nei prossimi giorni, non so se riuscirò a registrarvi tutto, non so come farò, ma vi aggiornerò. Spero di riuscire a sistemare comunque la macchina con praticamente una spesa diciamo irrisoria, contando appunto anche le spedizioni, sarei molto contento. Bene amici, sto andando a casa della mia ragazza e dal babbo, e vediamo un attimino se riusciamo appunto ad aggiustare la macchina, e speriamo. Così se tutto va bene, con praticamente 110 euro di spesa, sono contento, sarei super contento di aver riparato la macchina. Sì, faccio il time lapse. Questo ci va la copertura fino a qua. E allora quello lì va coperto con quello, problemi zero. Questo ci deve. E questo qui bisogna che facciamo un lavoro del genere, no? Con la resina per farlo stare dritto, in modo che noi dopo andiamo a stringere. Allora, siccome è piccolino che
tanto lo vedi, non è che siamo in galera tutte e due, non è? Sì, sì, quello deve stare lì come la copia. Queste sono trappole contro il fratello giù, eh? Ma non perché sono io, no. Ma perché non conviene più a nessuno. Cioè, un carrozziere non si mette a fare questa pugnata, perché ti dice quello lo tiriamo via, tanto non serve un cazzo. Perché in realtà non è che serva tantissimo, però. Sì, è più questione estetica che altro. Esatto. Però, dato che loro l'hanno fatta, perché noi non la dobbiamo mettere? Siccome noi non abbiamo un cazzo da fare. Guarda il materiale che metto, perché dopo ti segno tutto io, eh? Vabbè, mi sa più che giusto. Ma lascia perdere. Mettiamo il liquido. Basta. Una goccia di questo, che è l'induritore. Ok. Basta. Più di prima, e lì era rotto, se mancava un pezzo tocca farlo notare, deve reggere più di prima, che cazzo c'è, solo devo aspettare che si asciughi questo cazzo, perché ci sta mettendo già troppo secondo me. Amici, siamo riusciti ad aggiustare il paraurti. Sono un botto contento perché in primis abbiamo speso poco, qualche oretta di lavoro siamo riusciti a farlo, anzi sono riusciti a farlo, io non ho fatto quasi niente, quindi grazie. Però sono davvero contento del risultato finale perché sembra quasi come nuovo. È rimasto ovviamente qualche piccola imperfezione dovuta alla botta che avevo preso, tipo qui, ma onestamente nel complesso molto bene. Alla fine comunque si era crepata una piccola parte del paraurti, per cui con un po' di vetroresina e con una sorta di un filetto in ferro siamo riusciti, diciamo, a rincollarlo. Abbiamo aggiustato il paraurti e ci abbiamo montato le griglie. Davvero sono soddisfatto. Anche Autodoc, devo dire, si è comportata molto bene, nel senso, ho preso i pezzi, in 7 giorni sono arrivati, vanno bene, per cui davvero tanta roba. Sono contentissimo, soprattutto perché, come detto, il preventivo B&W era di 1000+ euro, per cui molto molto bene così. Spero che questo video vi sia piaciuto, magari può essere utile a qualcuno, non lo so, non so manco come l'ho montato alla fine, vedremo. Comunque sia, mi raccomando, un bel mi piace di supporto, iscriviti se ancora non l'hai fatto, ci vediamo presto con altri video. Ciao!